Ok, eccoci qua a provare nuovamente il Sima X25 Pro, che è dotato di GPS, costa poco, vola waypoint, ha una telecamerina inclinabile in tre posizioni attraverso il tasto del radiocomando e vediamo come vola. Proviamo a fare un volo a waypoint. Niente, volo a waypoint, ho un problema al RAP che non me lo fa fare, quindi vediamo altre cose. Ok, decolliamo. Vediamo. Ok, proviamo a fare, tanto registriamo, vediamo come registra il video. Questa è la foto e registriamo il video. Allora, questo quadricottero è caratterizzato dall'avere il GPS, quindi lasciando gli stick al centro si ferma, facciamo un giro, proviamo a abbassare la telecamerina. Ok, facciamo un giro più avanti, abbiamo poca batteria. Vediamo quanto va lontano. Giriamo verso di noi. E torniamo indietro. Eccolo lì che arriva, adesso è alla velocità bassa perché gli angoli di inclinazione sono limitati, proviamo di nuovo a variarli. Ok. Benissimo, abbassiamo la camerina, vediamo se riusciamo a inquadrarci, eccoci qua. Ok, naturalmente può andare anche in alto. Eccolo lassù in cima.
proviamo a scattare una foto a favore di luce. Facciamo un video. Satelliti agganciati sono 18. Ok, adesso è molto più dinamico. Ok, adesso praticamente c'è il ritorno a casa automatico perché la batteria è scarica ed è tornato a casa e quindi atterriamo. Ok. Ok, possiamo atterrare. Si può atterrare in due modi, o premendo il tasto. Proviamo ad atterrare in modo automatico premendo questo tasto qua. Ed è atterrato. Allora, cosa dire? Il Sima ha un buon rapporto prezzo-prestazioni, soprattutto con i coupon sconto, ma anche senza, perché TomTop lo vende a circa 80 euro, 85, 90 euro, insomma dalla fascia 80-90 euro, però con il coupon sconto il prezzo può scendere ulteriormente. È assolutamente ottimo per imparare a pilotare come primo drone, perché appunto ha il GPS e vari automatismi. Purtroppo la modalità waypoint soffre di un crash dell'app quando si seleziona il punto di interesse. Probabilmente c'è un aggiornamento da fare per migliorare l'app sugli smartphone Android. Registra su SD card. Niente, direi che è assolutamente il miglior drone della Sima che abbia mai fatto in questa categoria. Grazie a tutti e alla prossima.